Prima di dare la parola al sindaco di Torretta, dottor Salvatore Gambino, passo la parola un attimo a Nazzarini. Sì, volevo ringraziare, si prova, si sente? Volevo ringraziare Cooperativa Liberamente e la comunità stellare perché hanno avuto questi ragazzi, non ci sono, sono fuori, ecco questo grazioso pensiero per tutti noi, che è una produzione propria di queste confezioni di miele che loro producono a Palermo e questi biscottini alla mandorla, e quindi un ringraziamento particolare a questi ragazzi, come avete visto voi loro lavorano anche sull'abbigliamento perché fanno dei capi di abbigliamento proprio personalizzati con costumi africani. Un applauso a questi ragazzi. Possiamo consegnare anche la pergamena perché deve, no, perché deve andare via. La un'inversione di scaletta. Parola al sindaco di Torretta, Salvatore Gambino. Buongiorno a tutti, saluto le autorità presenti, politiche, culturali. È veramente un grande piacere oggi essere presente qui in un momento importante organizzato grazie alla straordinaria dinamicità, alla straordinaria capacità imprenditoriale e politica dell'amico Salvo Nazzarini, che riesce a fare una sintesi straordinaria di queste sue due attività. Da un lato, appunto, col suo mondo della formazione che ha portato nel nostro comprensorio un dato fondamentale e la capacità di creare tante possibilità a chi purtroppo non raggiunge gli istituti tradizionali canonici del mondo universitario, e di questo veramente lo devo ringraziare anche a nome della comunità di Torretta, che grande spazio trova nella sua creatura, nella sua struttura. È un'esperienza imprenditoriale che, dicevo, riesce a portare anche in politica e riesce in un momento di difficoltà straordinaria ad aprire ai grandi temi, anche in qualità di vice sindaco di Carini, un territorio che vive appunto difficoltà strutturali economiche, ma che riesce a trovare appunto in queste iniziative il respiro delle grandi tematiche della politica. Oggi qui si vive un momento importante, che è quello dell'internazionalizzazione di un territorio che per troppo tempo è rimasto chiuso alle sfide della globalizzazione in maniera sensata, una globalizzazione ragionata, una globalizzazione che deve vedere la parte occidentale di questo mondo sempre più attore coinvolgente nella parte che invece vive di problemi che fortunatamente noi, la mia generazione in particolare, la nostra, non ha mai conosciuto. Queste sfide dobbiamo affrontare, infatti continuo a ringraziare sempre l'amico Salvo Nazzarini, in un'ottica comprensoriale. Dobbiamo assolutamente abbandonare quelli che sono i temi di un campanilismo ormai vecchio, quindi ragionare come area metropolitana, uscire dalla logica del confine, dei comuni, di cui ognuno di noi è rappresentante, ma cercare queste forme di collaborazione in maniera sempre più fattiva, e quindi aprire come area metropolitana appunto a questi grandi temi, la solidarietà sociale, le politiche migratorie, perché io credo che qui oggi ci sia un esempio di cosa debba essere fatto anche riguardo alle tematiche delle politiche euro-mediterranee. Cioè, per tutti quegli stati che sono al confine col nostro mare e che producono ogni anno migliaia e migliaia e migliaia di immigrati, e di fronte ai quali l'opinione pubblica storce il naso, e io dico in maniera assolutamente spesso anche vigliacca, perdonatemi questo tema. Io sono orgoglioso di fare parte di uno Stato che finanzia un'operazione come quella Mare Nostrum, che accoglie ogni anno, o almeno prova ad accogliere in maniera dignitosa e decente, queste migliaia di immigrati. E credo che quello che sta accadendo qui oggi, cioè la rete fra le istituzioni locali
il mondo della formazione e dell'università, il mondo della cultura, il mondo della solidarietà sociale, tutti qui ampiamente rappresentati, sia l'esempio da importare a questo tipo di problematiche. E fare rete per creare politiche sui flussi migratori con i territori a noi confinanti in maniera più civile. E in questo, perdonatemi anche se faccio un cenno a quello che è il tema dell'Unione Europea, che abbandona completamente queste regioni di confine come la nostra Sicilia, che invece tanto fanno e tanto producono per far sì che i nostri fratelli dall'altro lato del Mediterraneo vengano accolti in maniera civile e dignitosa. Questa piccola divagazione, giusto per dire che questo è veramente un esempio e quindi io credo che sia un modello da esportare su questo tipo di situazioni. E porto il saluto del comune di Torretto, ovviamente, che è qui rappresentato oltre che da me, dal mio vice sindaco Rosa Maria Schiavo, dal presidente dell'assise consigliare Rosaria Pipitone e dall'assessore Stefano Gambino. Un comune di Torretto che 20 giorni fa ha accolto il ministro degli esteri argentino e l'ambasciatore venezuelano con mezzi nostri, associandoci insomma anche delle strutture alberghiere presenti nel territorio di Carini, comune di Torretta, la cui sfida è anche quella di uscire dall'anonimato del piccolo comune di provincia per provare ad aprirsi, ad essere presente su queste tematiche. La presenza delle autorità somale oggi presenti mi onora veramente di questa grande partecipazione. Dico e ripeto all'amico Nazzarini che per tutte quelle che sono le iniziative di internazionalizzazione del nostro territorio, noi ci siamo oggi e ci saremo sempre con tutta la disponibilità possibile. Grazie ancora e buona continuazione. Ringrazio il sindaco di Torretta. Passo la parola al signor Lopresti, gestore responsabile e dirigente dell'istituzione scolastica. Buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto volevo salutare tutti i partecipanti, in particolar modo i nostri due rappresentanti che vengono dalla Somalia, esattamente il dottor professor Dalmar e il dottor Osman. Sono onorato della loro presenza e li ringrazio in particolare. Io oggi volevo trattare il tema relativamente alle nuove tecnologie e quindi agli scambi interculturali che ci permettono oggi appunto provare le tecnologie moderne. Premetto che il nostro istituto nasce nel 1991 ed è stato uno dei primi in Italia ad avere un sito internet, proprio uno dei primi istituti scolastici. Vi ricorderete che prima esistevano i nodi telematici e noi siamo stati uno dei primi appunto con il nodo CyberWorld. Oggi c'è la DSL, quindi ci si può collegare tramite una semplice linea telefonica, crearsi un proprio sito e metterlo in rete nel giro di un'ora. Questo è lo sviluppo delle nostre tecnologie. Ricorderete anche i vecchi cellulari che prima erano dei mattoncini pesanti, li trasportavamo con delle valigette in macchina e ci potevano permettere solo di effettuare solo telefonate quando avevamo il segnale. In ascensore non prendeva. Oggi col telefonino facciamo di tutto. Navighiamo in internet. Navighiamo in internet, abbiamo i social network, abbiamo una comunicazione molto più rapida, più veloce, possiamo fare una ricerca immediata, quindi avere un'informazione istantanea di quello che noi abbiamo bisogno in questo momento. Ecco, queste tecnologie che per quanto mi riguarda, che ho vissuto da 23 anni a venire qui, noi siamo stati sempre all'avanguardia perché abbiamo fatto in modo che il nostro istituto, essendo un istituto tecnico commerciale indirizzo informatico, fosse sempre all'altezza delle tecnologie attuali. Oggi siamo test center per quanto riguarda la patente europea del computer. Siamo anche ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Siciliana. Abbiamo sviluppato decine di corsi regionali col Fondo Sociale Europeo
grazie al nostro accreditamento. E quindi oggi siamo parte di quello che è il mondo informatico. Questi oggi il convegno che mira a a gemellare queste due realtà che sono l'Italia e la Somalia in particolare, ci porta ad usare queste tecnologie che noi utilizzeremo. Parliamo di piattaforme e-learning, parliamo di proprio di corsi che noi già sviluppiamo all'interno di questa nostra piattaforma, corsi di lingue, corsi di informatica, corsi di economia, politica economica, cioè una serie di corsi grazie anche all'ausilio di queste di altre unità didattiche che sono le rappresentazioni in PowerPoint, le slide, le videoconferenze e quant'altro. Questo sarà un supporto molto importante che ci permetterà proprio di eventualmente far usufruire ai numerosi universitari somali l'eventualità di accedere a questa piattaforma e quindi ricevere questa formazione. Quindi noi opereremo come istituto scolastico in questo senso. Non mi voglio trattenere più perché ci sono altre persone che devono parlare. Ringrazio tutti e una buona presentazione. Grazie. Bene, do la parola al dirigente Danilo Turchi. La mia voce anche senza microfono. Allora, io per chi mi conosce sa benissimo che non ho mai preso appunti nei miei discorsi, sono andato sempre a roba libera, però ho ritenuto opportuno, vista la giornata di oggi, di prendere qualche appunto. E il mio intervento è un intervento che segue i diversi che già mi hanno preceduto e quindi riprenderò alcune tematiche che già sono state trattate. Innanzitutto a titolo personale dell'istituzione che rappresento, nonché dei miei colleghi che collaborano con me, porgo il benvenuto alle autorità che oggi sono qui a rappresentare le istituzioni politiche, nonché l'Università di Benadir, e tutti voi che siete qui presenti a questo primo incontro che riteniamo che sia molto importante. Io parto innanzitutto dal rapporto che ci lega con la Somalia. La Somalia è una terra che ha condiviso con noi parte della nostra storia. Purtroppo devo dire che il colonialismo ha avuto degli effetti positivi ma anche degli effetti nefandi, quindi noi non possiamo dire che il colonialismo sia stato tutto buono. Abbiamo sicuramente portato e abbiamo importato determinate usi, culture degli altri paesi, però abbiamo anche convissuto e vissuto momenti un po' tragici della nostra storia. Ora, la nazione somala è una nazione molto vicina a noi. È bello quando io, per esempio, vedo dei reportage dove ci sono molte persone somale che parlano un italiano fluente. Io l'altra sera proprio seguivo un documentario sulla Somalia e c'era una persona intervistata che parlava molto bene la nostra lingua. Questo significa che, ecco, questo è sicuramente un effetto positivo della nostra colonizzazione. E devo dire anche che dobbiamo considerare il fatto che si parli la nostra lingua come l'auspicio, ovvero la possibilità di creare un ponte virtuale tra l'Italia e il Corno d'Africa. E ritengo che però dobbiamo verificare alcune situazioni che a tutt'oggi affliggono la Somalia.
Noi siamo molto sensibili alle alterne vicende politiche che non hanno in realtà consentito una piena unificazione della Somalia, almeno a partire dal 1960. Questo però è stato un limite, perché non si è consentito alla Somalia di poter diventare nuovamente quella grande nazione che in passato ha avuto un ruolo determinante per quanto riguarda, diciamo, il commercio, un ruolo egemone in Africa. Ritengo che questo, diciamo, sia un limite che purtroppo noi ci portiamo dietro, soprattutto in funzione di quella comunità internazionale che non ha saputo ben svolgere il suo ruolo e quindi far sì che la Somalia sia ritornata ad occupare quel ruolo che invece dovrebbe avere. Noi siamo quindi anche responsabili in un certo senso del fallimento del procedimento di pacificazione, però io non posso non notare, anzi devo sottolineare, che la presenza e soprattutto l'istituzione dell'Università di Ben Adir è una risposta positiva a un momento politico di transizione per la Somalia, perché l'Università di Ben Adir è sicuramente una risposta positiva, una istituzione che oggi noi conosciamo e vediamo quello che è capace di produrre. Poi, fra altre cose, io ho dato un po' uno sguardo, ho visto le facoltà, le innumerevoli facoltà che l'Università di Ben Adir ha, e ho visto che ha creato una bellissima facoltà anche di veterinaria, e questo, diciamo, è una cosa importante, perché evidentemente l'università ha investito nel territorio. Ricordiamo che l'economia della Somalia è prevalentemente agricola, quindi è giusto che ci sia una università che crei delle eccellenze in alcuni campi. Quale può essere il nostro intervento? Come possiamo collaborare con l'Università di Ben Adir? Noi siamo un polo universitario che riteniamo che la cultura non possa essere assolutamente confinata. La cultura deve espandersi, noi dobbiamo assolutamente confrontarci con chiunque, dobbiamo confrontarci perché abbiamo necessità di accrescere il nostro scibile e soprattutto di portarci in determinati campi dove potrebbe essere utile la collaborazione proprio di altre strutture. Noi per questo abbiamo avviato dei corsi di specializzazione della lingua italiana, quindi tutti gli studenti che hanno la necessità di conoscere la lingua italiana possono rivolgersi a noi, in quanto abbiamo una struttura con anche rilascio di attestato a livello ministeriale, così come già il professor Lopresti mi ha preceduto in questo. La tecnologia è molto importante, perché riteniamo che ormai qualsiasi sfida non possa, o qualsiasi attività non possa essere fatta se non sulla base di un supporto tecnologico. Forse ha omesso una cosa importante di dire il signor Lopresti, il fatto che noi siamo dotati di una piattaforma telematica, e la piattaforma telematica oggi ci dà la possibilità di interloquire, di poter seguire gli studenti anche a distanza, e questo è un traguardo tecnologico notevole. Ora, io non voglio dilungarmi su cose che già sono state dette, sono veramente oggi felice e onorato di avere sentito e soprattutto di aver partecipato a questo primo incontro. Però voglio concludere con una frase di un imprenditore italiano, Aristide Merloni, che fondò la famosa Ariston, fabbrica di elettrodomestici, e quale in un'intervista disse: può anche darsi che altri facciano meglio di noi, però in quanto a dedizione non siamo secondi certamente a nessuno. E la nostra istituzione, l'ente che rappresento, l'Istituto Blaise Pascal ed Euroformazione, è sicuramente un ente che si dedica, e grazie anche alla lungimiranza del dottor Nazzarini e del professore Lopresti, che investono continuamente. E devo anche dire grazie
alla lungimiranza del dottor Di Costanzo, che oggi ha consentito la possibilità di creare questo ponte tra noi e l'Università di Berlino. Grazie. Bene, io vorrei un attimo di attenzione per chiamare qua le persone che hanno dato la loro opera, la loro pazienza, il loro saper fare per la realizzazione di questo avvenimento. Soprattutto vorrei ringraziare, e un applauso particolare, al legale rappresentante dell'istituzione scolastica, Francesca Terranova. Chiamerei qua Angela, Simona e Elisa, qui con me, che presenteranno gli studenti per una più corretta manifestazione di quanto si svolge. Grazie. Anche per drammatizzare, alleggerire, io sono un semplice passacarte, ma mia moglie poi. Vogliamo fare una signora. Noi oggi abbiamo dovuto organizzare con i nostri studenti un omaggio per voi. Hanno preparato un lavoro in PowerPoint, quindi con delle slide e delle immagini. Gli studenti sono Davide Pagano, che ora si avvicina qui e esporrà una relazione che hanno preparato, e il nostro genio informatico Andrea Butera, che ha preparato il lavoro informatico. Grazie. La Somalia e l'Italia hanno alle spalle una storia lunga più di un secolo. L'Italia ha colonizzato la Somalia a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo ed è per questo che esistono forti legami tra i due popoli. Per fare un esempio della fiducia fra questi due paesi, ricordiamo che nella Seconda Guerra Mondiale la Somalia era occupata dagli inglesi e l'Italia era una nazione perdente. Nonostante ciò, quando l'ONU chiese ai Somali quale popolo dovesse prepararlo per l'indipendenza, scelsero l'Italia, creando l'AFIS, cioè la prima organizzazione moderna creata in Somalia dall'Italia, per raggiungere appunto l'indipendenza. Tutte le leggi e gli atti giudiziari della Somalia nascono da leggi italiane. L'apparato di sicurezza somalo e quello italiano sono molto simili, come pure le leggi amministrative e finanziarie. Molte proprietà somale appartengono agli italiani o al governo italiano. L'Italia conosce più di qualsiasi altro Stato la situazione somala. Nei nostri archivi nazionali sono conservati documenti somali che per la guerra civile sono andati distrutti. Recuperare questi documenti permetterebbe di riformare al meglio il diritto di questo popolo. E agli inizi degli anni 90 la Somalia è sprofondata nella guerra civile ed è per questo che oggi è divisa in molte regioni e gruppi differenti. Per questo si è deciso di adottare come sistema di governo il federalismo, come scritto nella Costituzione. Ma ciò non è possibile se non costruiamo delle basi legali. Tutto ciò dovrebbe essere raggiunto prima del 2016, perché in quell'anno ci saranno le prime elezioni in Somalia. Dall'agosto del 1992 si sono riattivati interventi nel campo della mediazione politica e umanitaria, anche e soprattutto italiani, che erano stati interrotti con l'esplosione della guerra civile. Un passo importante nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo, come la Somalia, è stata l'istituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta, che si insediò nel 1994, ma che purtroppo cessò le sue attività nel 96. Molti errori furono fatti dall'Italia nella gestione dei fondi destinati a questo popolo. Per esempio, una società chiamata Shifco, che era stata creata per la gestione di alcuni pescherecci donati alla Somalia dall'Italia per sviluppare la pesca oceanica, si arricchì illecitamente, non provocando affatto la ripresa economica sperata. Secondo autorevoli funzionari somali, per riavviare un serio rapporto con l'Italia sarebbe giusto fornire ai giovani somali borse di studio, in grado di dare origine a una mentalità diversa e impedendo il reclutamento dei ribelli che si oppongono allo Stato. In questi ultimi anni l'aiuto concreto dell'Italia si è attuato nella cooperazione umanitaria,
realizzando progetti sanitari, pagando le forze armate che hanno garantito una maggiore sicurezza della popolazione. Nell'agosto del 2012 si è concluso un delicato processo di transizione politica, iniziato nel 2004 a Nairobi, che ha inaugurato una nuova fase di stabilizzazione politica. Dopo 20 anni di guerra civile, l'Italia ha definito con la Somalia importanti ambiti di cooperazione nel campo della sicurezza, come per esempio la lotta alla pirateria e all'immigrazione, nel campo dello sviluppo e nel sostegno del processo della ricostruzione, sia dell'edilizia sia dell'ambito legislativo, in quello economico e soprattutto nel campo della riforma costituzionale. Bene, allora io darei, ringraziamo innanzitutto la ricerca fatta da questo giovane studente, Davide, Pagani e Andrea. Grazie. Vi do la parola al professor Gianni Campino per portarci la parola dell'Accademia. Prego. Grazie professore. E allora, intanto volevo un attimino, mi è stata fatta questa proposta, io sono fiero di rappresentare l'ente che farà segnalazione all'istituzione, al Premio Nobel, per cercare di far conseguire questo grande e onorevole premio per chi spesso si impegna tutta una vita ai fini culturali, scientifici, pacifici o di organizzazione, al nostro carissimo rappresentante della cultura somala, ma anche della politica, della socialità in Somalia, Osman Dufle. È un po' una sorpresa, così come... È una sorpresa, sì. Adesso passerei un attimino alla premiazione e alla segnalazione. Sì. Vorrei intanto, se mi è concesso, poi farò un'apertura di premiazione diversa per quelli che sono i convenuti e i relatori. Vorrei prima di tutto premiare, non in termini di età, ma quantomeno in termini di appartenenza a questa istituzione, il nostro carissimo accademico, il generale Rametta, che è il primo e più anziano istitutore, e ci ha aiutato spesso in quelle che possono essere le rappresentanze di questo, per cui vi volevo conferire a nome del Senato Accademico appunto il titolo di Accademico Benemerito. Avevo bisogno del mio consigliere nazionale dell'Accademia che mi aiuterà un attimino in quello che sono lo spillino, lo abbiamo già consegnato. Grazie ancora, grazie, sono onorato della nostra attribuzione di questo titolo. Grazie. Nostro. Grazie. Adesso passiamo in rassegna, questo lo mettiamo da parte. Chiamo al tavolo dei convenuti l'architetto Leonardo Basile.
È un piacere, no? Allora, il dottor Ficili Salvatore. Prego, Ficili, scusate. Adesso il signor Diliberto Giuseppe. Ovviamente volevo semplicemente chiarire che noi rilasciamo questi attestati a quei personaggi, quelle persone che si sono distinte per qualcosa per cui viene rilasciato questo attestato, così come attestato di merito, così come nel campo dell'impresa, nel campo sociale, nel campo scientifico, quindi sono ben meritati. Il signor Bellini Giuseppe. Signor Giuseppe Catalanotto. Buscemi Sebastiano. Problemi della diretta. Complimenti. Andiamo avanti con il signor Ditta Giuseppe. E ho il piacere di convocare qui il dottor Giacomo Iurato per la consegna del titolo accademico. Dottor Cometa Giuseppe. Signor Vegna Vincenzo. L'ingegnere dottor Cavaliere Carlo Dell'Orto. Era distratto. Com-
complimenti. Vorrei dire qualche parola. Il nostro caro, io lo considero più che soltanto un accademico, è un caro amico e devo dire che per primo si è prestato ad aiutarci a realizzare economicamente con la presenza sua personale questo evento, così come altri che hanno preceduto questo, che hanno riguardato la grande moschea a Roma, dove si sono incontrate le due grandi forze religiose, quale quella cristiana e quella musulmana, sempre per cercare di creare dialogo e pace fra due mondi e due realtà che spesso vanno in contrasto per motivi che poco hanno a che fare con la religione. E quindi lo ringrazio in maniera particolare, che merita tutto il nostro paese. Prima che si va a accomodare, ne approfittiamo anche noi per darle un omaggio che abbiamo preparato per lei, appunto per ringraziarla di tutto il supporto che ci ha dato in questi giorni. Pluripremiato. C'è il suo monitor privato. Ci sono? Ok. Grazie. Ce ne sono troppo poche persone come questo. Infatti. Grazie. Il professore Danilo Turghi in qualità di dirigente della nostra istituzione. E nel ringraziarla sempre del supporto che da noi, questo è anche un omaggio. La foto? Grazie premio, si vede che troppo roba. E adesso è il momento dei nostri ragazzi che hanno presentato il lavoro in PowerPoint, il dottor Giampino vi ha voluto premiare con il diploma dell'Accademia. In queste generazioni, speriamo che voi possiate essere da esempio ad altri, perché siete il futuro. La foto, guardate lì. Complimenti ragazzi. Sindaco di Torretta, il dottor Salvatore Gambino, che ci ha supportato supportato. Sì, e questa è anche da parte nostra. Io sono piacevolmente sorpreso nel vedere che ci sono degli amministratori che hanno una mentalità sicuramente molto più aperta di quanto amministratori con più poteri dovrebbero avere e che spesso ci governano non tenendo conto che le realtà dei cittadini, le realtà del popolo sono quelle che vengono prima di qualsiasi altra cosa. Avere appunto degli amministratori locali che nonostante le difficoltà e la limitatezza delle possibilità invece creano la possibilità di allargare gli orizzonti e si prestano a questi eventi è sicuramente un momento di grande sorpresa ma anche di speranza. Speriamo. E da parte nostra, per ringraziarla, qui c'è una targa. Non mi posso sentire. Grazie veramente.
Adesso è il momento dell'architetto Pacino Filippo. Lo ritira il nostro delegato per favore. Allora lo ritira. Il nostro caro Gandolfo Sallaltore è delegato per Trapani dell'Accademia di Trento. Adesso chiamo al banco il signor Garofalo Michele. Non c'è il signor Obiso Cataldo. Complimenti. Adesso il dottor ingegnere Pastorello Salvatore. Ritira il delegato Danilo Di Pano. Ritira il nostro delegato dell'Accademia Internazionale Giuseppe Pitre su Caltanissetta, Danilo Di Pano. Adesso il signor Coga Antonio. Bene, vorrei chiamare qua Giupponi Roberto. Che ha contribuito, il mio collega di viaggio, nell'ultimo viaggio in Somalia, e ha contribuito ovviamente alla realizzazione di queste reti. La vorrei conferire di nuovo, ma non è possibile. Amato Domenico. La foto. Non ti perdiamo. Antonio Domenico, che ha avuto la bontà di arrivare dalla Romania per questa convention. Conigliaro Pietro. Grazie.
Allora, adesso volevamo consegnare gli attestati al professore Dalmar Abdisak Ahmed, rettore dell'Università di Benavide, e al ministro. Solo l'inizio di un rapporto con l'università. Questa è da parte nostra, sempre per ringraziarla della sua venuta qui e dell'inizio di questo rapporto. Ministro Dufè, prego. Del polo universitario, il nostro rappresentante il dottor Ciro De Costanzo e il resto dell'organizzatore per avermi dato questa opportunità di ricevere questo importante premio, veramente un giorno storico, perché questo riflette quello che abbiamo fatto io e il mio collega Dalmar e anche gli altri che non hanno avuto questa opportunità perché rappresentiamo noi. Quindi riflette le azioni o le umanistiche e le attività sanitarie che abbiamo svolto tutti questi anni, lunghi anni, quindi di circa quasi un quarto di secolo, di aver dato quindi questo al nostro popolo bisognoso di un momento molto opportuno. Quindi grazie per avermi dato questo riconoscimento. Grazie. Facciamo, glielo diamo al professore Nazzarini, ci stiamo consultando, professore Nazzarini. Concesso. In qualità di vice sindaco del comune di Carini e di responsabile del polo universitario, ne abbiamo fatto tutto in uno, perché le cariche sono troppe. Quindi questo te lo puoi godere tu. Ma per la simpatia, Gira. Santa.
in qualità di rappresentante legale della nostra società, la moglie Azzerino, Francesca Terranova. Io devo essere sincero. Quando io ho conosciuto Salvo, ma quando ho conosciuto la sua gentile signora, ho capito tutto. Perché cosa ho capito? Ho capito il successo che lui ha, che è dovuto a una grande donna, così come si dice, uomo ci sta una grande donna, quindi sì, vero Salvo, sì. Sei fortunato. Queste sono le cose belle della diretta, ora un attimino che arriviamo su. Con gran piacere annuncio la visita dell'ammiraglio ex comandante marina militare di Augusta. Prego. Che dire, la sua presenza non è soltanto istituzionale, è la presenza di un amico, la presenza di una persona che lega e che lotta per i diritti umani, visto che è anche membro di una rispettabile e importante istituzione come la LIDO, la Lega Internazionale dei Diritti Umani, per cui essendo questo un principio a me caro, in tutte quelle che sono le convention, le riunioni, i convegni o comunque le tavole rotonde culturali che trattino di pace e di diritti umani, io ho sempre il piacere di averlo accanto, così come anche questa volta. Grazie. Anche noi volevamo ringraziarla con una targa. Io avevo già preso la parola, quindi non voglio continuare adesso, però l'amicizia, diciamo, viene prima del protocollo e quindi vorrei rinnovare proprio la mia ammirazione per chi anche lontano da Roma, perché si pensa che quando non si è a Roma non si riesca a raggiungere, invece no, i risultati si possono raggiungere e ne è testimone questo evento anche non bagnandosi sulle rive del Tevere. Noi volevamo consegnare questo al professore Ciro Di Costanzo, che è stato fautore del nostro rapporto con l'Università di Benevento. Senza di lui. Ma io no, a Ciro non voglio consegnare solo la targa, io voglio rinnovare il mio affetto e stima nei suoi confronti, perché ho davanti non un personaggio con i dotti e tutti i titoli accanto, ma ho un sincero amico.
ora tocca a lei, Presidente. Allora, questo faccia lei. E allora all'amico Presidente Giovanni, che ci lega un'amicizia da circa 20 anni. Allora, io ho conosciuto Giovanni quando lui ancora era piccolino e veniva con la mamma nella nostra scuola, e ricordo sua madre come una grandissima donna, tant'è che conservo in maniera molto accurata le foto di allora, parliamo del 1991-92. Sì. Quindi oggi con Giovanni ci siamo rincontrati di nuovo, abbiamo aperto questo grande rapporto di collaborazione, quindi abbiamo rinnovato questa amicizia che già era profonda ancora prima, e questo mi fa onore e piacere. E quindi lo riconosciamo con questa targa che è simbolica, però spiritualmente è un grande riconoscimento che ti voglio dare. Grazie. Poi abbiamo da parte sempre del Polo un riconoscimento al dottor Jurato. Abbiamo altri premi, professore? Angela? Questa è una targa che nella vita, dice, ci sono i titoli, i diplomi, lauree, però ci sono persone che non hanno bisogno di diplomi e lauree perché arrivano ovunque con l'esperienza che fa tanto. E lui, data la sua esperienza di vita, oggi è qui, e grazie a lui siamo riusciti anche ad organizzare questo, perché è sempre lui il fautore di tutte queste iniziative. Colgo l'occasione per ringraziare non solo i presenti, quelli che abbiamo citato all'inizio della convention, però ecco, ci tengo a sottolineare, poc'anzi Ciro mi ha anticipato chiamando che sono pilastri della segreteria e supporto che hanno collaborato, sono le segretarie Simone, Elisa e Angela, nostra collaboratrice. Però vorrei ringraziare altri pilastri della nostra struttura, il professore Turchi, che l'avete conosciuto con il suo intervento, la professoressa Tiziana San Paolo, prego di alzarsi, e quindi un applauso, e la professoressa Galati, perché loro sono sempre presenti. E un ringraziamento particolare all'avvocato Gangi, anche nostra insegnante. Tenete a farlo, perché loro sono proprio, abbiamo, come si dice in gergo, quando si fa una struttura, la fondazione, e poi ci sono i pilastri e il solaio portante. Noi siamo questi, sempre attivi, presenti, poi c'è il resto che giustamente collabora con tutte le strutture che noi abbiamo. Bene, io chiamerei qui il rettore Dalmar e il professor Dufflé, perché anche loro hanno portato qualche cosa dalla Somalia per un segno di riconoscimento. A te. Buongiorno ancora, non ho niente, quindi abbiamo preparato alcuni certificati, quindi verranno dati, quindi in altre occasioni, però qua ce l'abbiamo con noi, quindi piccoli pensieri dalla Somalia, soprattutto questi personaggi che hanno preso questo... che hanno preso,
seu contributo a questo importante meeting o a questa importante convention, che hanno fatto anche parte quindi questa importante organizzazione, di portare quindi ecco questi personaggi importanti da varie parti, poi anche da noi, dalla Somalia. Quindi vorrei ecco, dare quindi questo un regalo, cioè un tradizionale da noi, ecco, il personaggio importante, quindi carismatico, quindi viene dato, quindi ecco, oltre il certificato, però ecco la roba tradizionale che uniscono, quindi ecco proprio che uniscono alla sì, quindi vorrei sì, fatto culturale. Quindi allora chiamiamo professor Giuseppe, professor Salvatore Nazzarini, che è il rettore dell'Università del Polo Italiano. Eccolo qua. E questo è un contributore particolare, soprattutto ecco, per mettere ecco, cos'è il latte? Latte del cammello, pure. Questo invece è il campanello del cammello. Ecco, questo è quello che si addorma. Sì, come si chiama? Sì, la bugiare del capo, giusto per quando uno dorme, quindi qua. Sì. Sì, è un cuscino, ecco, in boscale, quindi che usano, quindi cioè hanno dei capelli così folti, quindi giusto per non. Allora mettono così. Sì, è così è il suo caso, però ecco. Poi c'è la bandiera somala, quindi che viene dato. Sì, sì. Ecco. Questo invece viene. È per la signora, quindi viene data. È la bandiera somala, quindi. Sì. Signora. Signora. Questo è il simbolo, no? La bandiera somala è il simbolo dell'amicizia, quindi è la sessione vostra, quindi puoi dare, quindi. Internazionale e poi i nostri simboli, i nostri colori, quindi questo grazie, grazie, grazie. Questo è un altro esempio che ci trovate tutta la nostra storia, cultura, tradizioni, che potete trovare, grazie, grazie. Questo è poi chiamiamo ora il ministro, sì. Per spiegare, allora, con gran piacere lascio al rettore dell'università il mio saggio sulla decolonizzazione che tratto dall'enciclopedia giuridica del Cairo, dove ci sono molte notizie interessanti sulla Somalia. Poi le due copertine della Domenica del Corriere che illustrano appunto il ritorno dell'Italia in Somalia e il testo dell'amministrazione fiduciaria della Somalia in relazione al Parlamento italiano del 61 e infine il discorso di Ogaden dell'imperatore dell'Egitto. Tutto questo, caro rettore, ed altra documentazione sarò sempre lieto di fornire a lei e spero che di avere l'opportunità di vedere questa bella università che adesso abbiamo ammirato nel film. Grazie. Ecco qua.
Sì, questo per te. Visto che c'è un coso per appenderla, questa bandiera della Somalia la appenderò dietro la mia scrivania al Ministero degli Esteri. Grazie. E tutti la vedranno quando mi vengono a trovare. Grazie, grazie, che è un piacere, grazie. È già invitato ufficialmente? Sì, sì. Ovviamente, signor Ministro, è già invitato ufficialmente all'inaugurazione della nuova clinica universitaria in settembre della nostra università in Somalia. Noi chiamiamo il professor Gianni Ciampino, quindi il direttore dell'istituto di Trento. Ecco qua. Questo poi è la bandiera per l'istituto, poi quindi poi c'era anche questo che devi, voi c'hai dei capelli un po', quindi se per evitare più. Tra l'altro noi siamo studiosi delle tradizioni estime che anche come formalmente oggettistica e artigianato delle altre popolazioni, per cui poi ovviamente adesso devo fare una ricerca. Grazie. Quindi ora Angela l'ho presi, sì. Ecco qua, non portarti Angela, visto che hai i capelli folti, quindi non c'era un attimo perché hanno ancora delle cose in camera, pensavano di averle portate. Sì. Diciamo che ci siamo dimenticati di una persona, chiedo venia, ma la colpa non è mia, me la prendo personalmente. Desideravo avere qui un attimino Antonino Lopresti. C'è ancora dei piccoli pensieri della ditta La Madreperla,
nella rappresentanza dell'amico Roberto Giupponi. Prego. Piccolo pensiero, ma con in particolare i bottoni di madreperla custodiscono gelosamente il tuo nome e cognome incisi sopra. Presidente dell'Accademia di Trento. Anche te con incisi in questi fantastici bottoni di madreperla, nome e quindi. Sono due le camicie, sì. Sono due? Tu dici c'è un collo solo, ma magari si sporca. Il professor Dalmar, rettore dell'università, ministro Dufflé, e ci vediamo a Dufflé. Purtroppo non sono state fatte per tutti perché non sapevamo le misure, non sapevamo, diventava difficile. Ma in una, tanto sarà un appuntamento, credo che oramai si ripeterà, giusto? Beh, allora mettetelo in lista, d'accordo? Grazie Roberto. Allora, diamo la parola a Gianni per dare questi deliziosi dolci che sono stati preparati dai ragazzi che sono appena andati via. Allora, chiama il generale Zanetta, per favore. Sono convinto che sia goloso. È curioso. Sì. Ah, c'è il miele e i dolcetti, eh? Grazie, grazie. E complimenti ai ragazzi. Un barattolino di miele e biscottini. Quindi per oggi facciamo pranzo e cena. Questi sono stati preparati dai ragazzi che sono andati via poco fa. Sono fatti grazie, proprio da loro. Grazie. Gentilissimo. Poi ne dai uno all'ammiraglio Romano. Lei? Sindaco del Comune di Torretta. Presidente, quello per il gestore dell'istituto. È l'ultimo volo. Allora, continuiamo con... Sì. L'azienda della madreperla ha voluto, siccome sai che tu sei una persona che usa molto l'eleganza, ha voluto darti delle camicie con i bottoni. Grazie.
No, qui è giusto, qui è giusto. Grazie. A posto? A posto? A posto? Sì. Il controllo del nuovo, prego. Roberto. Poi, grazie. Ok, generale, prego, da questa parte, perché Rametta hanno portato dei pensieri dalla Somalia. L'ammiraglio Luigi Castro hanno anche un pensiero per lei. Oggi non se l'aspettava. No, queste... no, non come è sempre molto stanco, il cuscino per acquietarti. Sindaco, c'è un pensiero anche per lei? Ah, è tutto al momento. La bandiera della Somalia. Le mie speciali collaboratrici Simone ed Elisa. Speciali. Perché quando si trova sinergia e sintonia al lavoro non è semplice, quindi quando si trova è veramente una cosa speciale. Invece vorrei regalarlo alla mascotte della convention. Mimì, dov'è Mimì? Mimì. Io ne approfitto per ringraziare, già l'abbiamo fatto stamattina, è arrivato il dottore Tomacchio che ha avuto un problema oggi, quindi è arrivato adesso. Ringraziamo lo sponsor Sicilia Polis, e se si accomoda qui le volevamo consegnare anche un pensiero. Io ringrazio e chiedo scusa per il ritardo, non è un ritardo voluto ma obbligato. Purtroppo, come non so se sapete, mi occupo di sicurezza, ho due società di vigilanza in tutta la regione Sicilia e quindi per mille motivi che non sto qui ad elencare e farvi perdere tempo sono stato impossibilitato ad essere presente fin da ieri, ma ieri ero giustificato perché avevo anticipato che sarei stato assente stamattina. Volevo essere puntualissimo qui per le nove, non ci sono riuscito, l'importante è che alla fine ci siamo, tanto questo è un inizio di un lungo cammino e sicuramente avremo altro modo di confrontarci, di conoscerci, di stare insieme per socializzare ancora di più. Grazie per l'opportunità e per
mi sento un benvenuto in questa, questa grande famiglia, grazie di cuore. Grazie. Dov'è la mascotte? La mascotte, eccolo qua. Un applauso alla nostra mascotte. Allora, desideravo chiamare un attimino il nostro sponsor, il Cavaliere dell'Orto, che rappresenta una grande società che permette agli ospedali, così come noi li vediamo, finiti, di funzionare, la LIZ. Ovviamente non è formalmente... Formalmente mi aveva chiesto il nostro caro amico Carlo, il caro Carlo mi aveva chiesto, il caro Carlo mi aveva chiesto di mettere a disposizione ovviamente di tutto ciò che può servire alla costruzione, al riammodernamento della clinica universitaria. Infatti proprio queste brochure erano date socialmente parlando, non commercialmente parlando. Poi, sì, però bisogna vedere quali giuse quelli tagliati. Questo per esempio è, qui c'è quella di centrale, perché questi sono tutti due uguali. Sì. Uno e una, due. Oh, poi ce ne sono altri due. Allora, noi facciamo impianti medicali, siamo conosciuti in tutta Italia, siamo conosciuti in Romania, lavoriamo con Maghreb, Oxygen in Marocco, con un po' la Tunisia, in Francia con i francesi, in poi altre nazioni che nell'Arabia, perché abbiamo fatto Dubai con Fiere, con Peñabella, e lavoriamo anche un po' in quei paesi. Però noi vorremmo, cioè, fare una collaborazione anche con voi, perché siamo in grado di mettervi l'impianto completo e gli arredamenti. Si può dire non la struttura, ma farvi il progetto, farvi tutto. Nelle difficoltà uno fa fatica a avere l'ossigeno. Allora noi trattiamo anche degli concentratori, si chiamano, che producono ossigeno dall'aria medesima. Poi ci può mettere anche in bombola, così uno diventa indipendente, non ha bisogno che gli altri devono portare il gas, ce l'hanno sempre. E facciamo con questo tipo di servizio, così facciamo diversi, facciamo tutto quello che serve, non è il problema. Grazie. 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 Poi mi ero dimenticato che facciamo anche tramite altra azienda dell'asmosi, cioè ufficialmente questo.
questo è acqua pura, che con l'osmosi viene fuori l'acqua, non inquinata, diverso concetto. Dopo abbiamo anche parlato di trasportare, a pesciare dentro di qua, prego. Oggi lo spunto era la cultura come opportunità di dialogo e il vero motivo comunque per cui siamo qui è il gemellaggio tra noi, Polo Universitario e l'Università di Benadir. Quindi, senza annoiare nessuno, leggo i contenuti dell'accordo che oggi firmeremo qui davanti a tutti voi. Allora, premesso che l'Eurotime Impresa e l'Università di Benadir hanno stabilito la volontà di un accordo di programma avente come finalità lo svolgimento di attività di natura culturale, promozione ed esecuzione di progetti in rete, visite guidate, osservatorio di attività e promozione umana e sociale, il presente accordo ha come la finalità la creazione di una rete tendente allo scambio interculturale nel rispetto dei limiti sociali, religiosi e culturali di ogni nazione aderente al programma. Quindi oggi siamo qui e possiamo, io chiamo il rappresentante legale della Eurotime Impresa, che è la signora Francesca Terranova, e il rettore Dalmar dell'Università di Benadir. Iniziare con una stessa domanda. L'urgenza è quello dell'ossigeno, poi... Faccio una foto pure io? Si capisce che doveva caricare troppe foto. Bene, io ringrazio tutti quanti voi per la vostra partecipazione. Mi auguro che ci sia una continuità presa da questo esempio importante. Come abbiamo detto poc'anzi, la storia si ripete e se ciò è vero, ritornerà a risplendere in più parte della nazione somala la lingua italiana, le nostre aziende, le nostre imprese, ma soprattutto la fratellanza che ci ha sempre contraddistinto in tutto il mondo. Grazie a tutti. Posso dire io un ringraziamento da parte del Como? Posso? No, questo no, non è mio, posso fare il fotografo. Allora, io sono Cantoni, vengo, se giriamo l'Italia, io vengo dal paese più alto d'Italia che è Trepalle, perché è il comune di Vigno, ecco che è più. Poi mi sono passato un attimino e mi sono fermato a Como, che comunque non è. E invece sono in quello di Sicilia. Allora, due parole solo da dire, tante belle cose sono state dette e tanto mi è piaciuto di questa bella gente umile. Soprattutto parlo anche, siete umili anche voi, ma soprattutto da parte del ministro, i nomi non me li ricordo perché faccio masticcio con i nomi, ma comunque il ministro e anche il rettore, e naturalmente compreso tutti gli altri, il ministro Bosco che è davanti, eccetera, tutti siete stati veramente meravigliosi.
Questo cosa dire? Avete già detto tutto. Bisogna dire che in tutte queste belle cose hanno un ruolo tutte le persone, giusto? Come noi abbiamo, io il mio, il ministro Bosco il suo e tutti quanti. E per questo non dobbiamo disinteressarci di questa cosa, bell'avvenimento che è accaduto oggi qua, in quel di Palermo, con questo bel gemellaggio che crea umanità e crea alleanze sul sociale, sul sistema. Io mi auguro che non bisogna disconoscere cosa significa, che non bisogna interessarsi, cioè, vabbè, è stato bello, arrivederci e grazie. No, è qua che bisogna avere l'input di andare avanti sempre su questa linea di condotta che è veramente riempie l'animo di tante belle cose gioiose. Grazie a tutti e grazie Cipino, professore, sindaco, grazie a tutte le belle gioie che sono state qua e arrivederci. Buona continuazione, io stasera purtroppo me ne vado, so che si contrae fino a domani, non ci so. Comunque, tanto ringraziamento a tutti. Alessandro Lombaretti, il nostro parroco. La convention è conclusa, è alle 14, per chi ha il piacere di rimanere a pranzo, abbiamo già... Per le persone invitate al pranzo ci spostiamo dall'altro lato. Grazie a tutti per la partecipazione ancora.